Intanto bisogna dire che i farmaci biologici ormai ci sono da più di 20 anni, e in questi 20 anni abbiamo imparato a gestirli meglio, abbiamo imparato anche delle tecniche di estrazione di questi farmaci molto differenti. Ad esempio, si è passati da farmaci in cui la sintesi aminoacidica era di natura murinica, cioè di natura animale, a prodotti totalmente umanizzati o umani, e questo ovviamente ha ridotto quelle che sono le. Quello che era uno dei problemi di cui ha accennato anche il professore Canonico, che era quello dell'immunogenicità. Più noi rendiamo ovviamente il nostro anticorpo monoclonale, la nostra proteina di fusione umana da un punto di vista del contenuto della struttura, meno il nostro organismo sarà in grado di non riconoscerla e di produrre eventualmente anticorpi contro lo stesso, diciamo, prodotto che noi utilizziamo da un punto di vista terapeutico. Questa è già una grande innovazione e ovviamente questo l'abbiamo appreso soprattutto dal primo dei farmaci che abbiamo avuto a disposizione, che era l'infliximab, che ovviamente ci ha dato alcuni problemi in questo senso, ma che ci ha anche fatto capire che ovviamente questo percorso di umanizzazione dell'anticorpo anti-TNF ci consentiva ovviamente di ridurre di molto quelli che sono i meccanismi di immunogenicità e perciò anche di scarsa risposta clinica che possiamo e che abbiamo osservato negli anni con alcuni di questi farmaci. Ma non solo questo, ovviamente il problema è anche di valutare se il farmaco funziona in tutte le indicazioni che noi, per le quali noi utilizziamo il farmaco bioriginator. Ecco, nella diciamo, stesura del riconoscimento, della messa in commercio di un farmaco biosimilare, ovviamente si è introdotto un concetto che è quello di valutare i dati con grande attenzione, i dati preclinici, un po' come diceva il professor Canonico, in modo che la qualità e la sintesi, tutti gli aspetti preclinici fossero assolutamente, garantissero assolutamente la qualità del prodotto. Ma in ambito clinico si è deciso di applicare quello che noi chiamiamo l'estrapolazione dei dati, per cui di fare alcuni studi registrativi sulle principali indicazioni. Se questi davano la conferma della risposta clinica, di estrapolare anche ad altre indicazioni l'utilizzo di questo farmaco. E questo in qualche modo non significa che il farmaco non è stato studiato in maniera sufficiente, significa semplicemente che la similarità del farmaco non necessitava di ulteriori studi. Questo in qualche modo è stato contestato da alcune società scientifiche, anche da alcuni dei miei colleghi, perché ritengono che ovviamente gli studi registrativi devono essere fatti per tutte le indicazioni, anche per i farmaci biosimilari. Ovviamente questo gradualmente sta avvenendo, ma soprattutto quello che noi stiamo facendo adesso è la raccolta attraverso studi osservazionali come quella dei registri, di cui parlavo prima, ad esempio Gisè Loren per l'Italia, ma abbiamo molti registri osservazionali che raccolgono i dati a livello anche internazionale, ecco, per comprendere, diciamo, sia l'efficacia e la durata dell'azione di un farmaco, ad esempio biosimilare, sia anche l'eventuale tossicità, ma soprattutto la tossicità o l'evento avverso che sia raro, che perciò non possa essere identificato in un trial ovviamente registrativo che per motivi anche, diciamo, di struttura del trial stesso è ovviamente limitato a un numero relativo, anche se alto, di pazienti. I risultati che derivano sia dagli studi clinici, sia dagli studi perciò registrativi, sia dagli studi osservazionali ci tranquillizzano in maniera rilevante. Non ci sono sostanzialmente segnalazioni di mancato effetto del farmaco, non ci sono segnalazioni di eventi avversi superiori a quelli che sono quelli già identificati negli studi dei bio-originator. E questo ovviamente ci rende consapevoli che abbiamo un'arma in più a disposizione, che sono i farmaci biosimilari, ovviamente ad un costo differente. Chiaro che la necessità del farmaco biosimilare non è soltanto legata a un problema di costo, ma questo è utile per due motivi. Primo, perché ci consente di trattare più pazienti con le stesse risorse economiche. Secondo, perché da un certo punto di vista l'avvento di farmaci meno costosi spinge anche le aziende che producono i farmaci originator a ridurre il costo dei farmaci stessi. Questo ovviamente ne traiamo un vantaggio complessivo perché possiamo avere il farmaco a disposizione di un maggior numero di pazienti senza incrementare, diciamo, il costo complessivo, il budget che abbiamo a disposizione.
Se posso aggiungere qualcosa a proposito della sicurezza e anche della procedura dell'estrapolazione, perché è uno dei grandi oggetti di critica. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo già indicazioni dei farmaci e degli anticorpi monoclonali, ma dobbiamo ricordare anche un altro aspetto, che farmaci biosimilari diversi, parlo dell'ormone della crescita, del filgastrin, dell'eritropoietina, dell'insulina glargina, ormai sono una decina d'anni nel mercato europeo, perché parliamo di Europa quando noi parliamo di biosimilari secondo il concetto europeo. Diverso è il discorso, quello che può avvenire negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone. Noi parliamo del nostro contesto che è europeo. Bene, l'utilizzazione di questi farmaci biosimilari, di farmaci biotecnologici, sebbene si trattasse di molecole sicuramente più semplici da un punto di vista strutturale rispetto agli anticorpi monoclonali, ha testimoniato l'assoluta sicurezza, l'assoluta comparabilità in termini di efficacia e di sicurezza, con gli originatori. Per quanto riguarda il discorso dell'estrapolazione, non è un'estrapolazione automatica, perché questo è, nel senso che, se per esempio l'EMA, che valuta farmaco per farmaco, capisce che un farmaco che ha molteplici indicazioni ha delle indicazioni che richiedono delle posologie diverse, quindi delle dosi diverse, e che probabilmente agisce in diverse patologie con un meccanismo d'azione diverso, allora chiede che la sperimentazione venga a essere condotta in una patologia e in un'altra patologia. Se ritiene invece, chiaramente con un team di esperti da tutti i punti di vista, farmacologi, clinici, regolatori, che il meccanismo è lo stesso, la posologia è praticamente la stessa, allora si procede a specifiche sperimentazioni e all'allargamento, quindi all'estrapolazione, a tutte le altre indicazioni per cui il farmaco originatore ha l'approvazione.